tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono un po' incazzato per quello che sta succedendo in giro per Instagram, anche perché non è possibile che succedano queste cose nel 2022. Da qualche giorno vedo su Instagram nelle stories di alcuni amici e conoscenti degli screenshot di bonifici bancari da migliaia di euro, dove poi vanno a taggare una persona, un trader tra virgolette, che poi alla fine è un truffatore. Il problema è che questi post non li fanno i legittimi proprietari degli account, ma sono i truffatori che prima fanno hackerare da degli hacker professionisti questi profili Instagram, rubandogli ovviamente il profilo per poi prenderne totalmente il controllo, per poi andare ad utilizzarli per scopi di phishing. Sapete cos'è il phishing? Significa pescare sostanzialmente in inglese, e ecco, questi tizi aspettano che qualcuno abbocchi la loro fregatura per sostanzialmente andare a fregargli dei soldi. Si arriva sempre lì, il punto è sempre quello. Io ovviamente mi sono finto interessato e sono andato a vedere di che cosa si trattasse effettivamente. Inizialmente ho scritto direttamente al profilo hackerato, un profilo di una ragazza che è stato hackerato, dove appunto postavano queste cose, ho risposto alla storia, ma nessuno mi ha risposto, per cui sono andato a scrivere direttamente al trader tra virgolette, a questa persona qui, per cui ho scritto direttamente alla tizia che tutti stanno taggando nelle loro stories, che probabilmente anch'essa è vittima di un furto d'identità come minimo. Gli scrivo: ciao, ho visto un sacco di storie in cui sei taggata dove le persone ricevono un sacco di soldi, di cosa si tratta? Lei mi risponde subito: si tratta di Bitcoin, quando investi riceverai il tuo profitto entro 2 ore. Già qui, raga, vabbè, ok, cioè 2 ore subito, no, già magia. Io gli chiedo come investire in Bitcoin, come si fa, no? Faccio un po' lo gnorri, vabbè. E lei mi risponde di nuovo con una tempistica fulminea praticamente: tutto quello che devi fare è il capitale per acquistare Bitcoin e ti guiderò su come fare trading con Bitcoin e guadagnare incredibili profitti in meno di 2 ore. Sì. Continuo a fare l'ignorante, gli chiedo: l'investimento minimo di quant'è? E oppalala, qua mi spara una price list incredibile, ragazzi. Con l'investimento minimo di 300 euro puoi ottenere 4500 euro. Ma vattene a fanculo. Cioè, così, no? Ottieni 4. Cioè, praticamente da 300 euro ne ottieni 4500 così. Da 1500 euro li fa diventare 15.000 così, no? Cioè, è proprio una roba così, veloce. Cioè, 3 secondi, faccio le magie. C'hanno la macchina per i soldi, non lo so. Fanno i miracoli come Gesù Cristo, moltiplicano il pane e i pesci, non lo so. Cioè, cazzo, vorrei sapere anch'io che metodo è sto qua. Perché, raga, cioè, incredibile, incredibile. Ma poi dico, una persona normale come fa a credere a questa assurdità? Perché poi è un'assurdità, cioè allora nessuno più andrebbe a lavorare, nessuno più aprirebbe le imprese, no? Tanto si possono moltiplicare i soldi, chi se ne frega. Cioè, è assurdo. Vi dovete svegliare, ragazzi, perché i soldi nessuno li regala. È chiaro il concetto o no? Però spero di essere stato chiaro con questa cosa. E poi niente, ho chiuso la conversazione fingendomi una ragazza che non aveva soldi e niente, non mi ha più risposto perché probabilmente ha capito che non c'era pane per i suoi denti. Mannaggia, mannaggia, ragazzi. In questi casi, se siete vittime di un furto d'identità, come potreste difendervi e come ci si deve comportare? Innanzitutto, se vi rubano l'account di Instagram, la prima cosa che dovete fare è una denuncia alla polizia postale immediatamente. La prima cosa che dovete fare, così da tutelarvi nel caso che l'hacker o chiunque prenda il possesso del vostro profilo commettesse qualche reato o qualcosa del genere, che poi potrebbe essere associato appunto alla vostra persona. Anche perché ricordiamoci che una volta che lui ha il controllo del vostro account, agisce praticamente con il vostro nome e cognome, quindi potrebbe commettere qualche illecito e poi far passare voi come il colpevole. Quindi fate subito la denuncia, così andate tranquilli. La seconda cosa da fare poi ovviamente è tentare il recupero dell'account di Instagram. Per fare ciò vi lascio il link in descrizione di Instagram, dove vi spiegano appunto come fare, come si fa, come non si fa, tutta la procedura, il link che c'è da seguire. Comunque è direttamente sul sito di Instagram, è molto semplice, nulla di complicato. Ora veniamo a come evitare di venire hackerati. La prima cosa da fare assolutamente è abilitare l'autenticazione a 2 fattori del vostro profilo, ma non solo di Instagram, è di qualsiasi cosa. Questa cosa vale per qualsiasi cosa. Per farlo è semplicissimo. Adesso vi faccio vedere velocemente come funziona per Instagram, ma poi vale per qualsiasi altra applicazione, raga, assolutamente. Andate sulle 3 lineette in alto a destra sul vostro profilo, impostazioni,
sicurezza, autenticazione a due fattori e poi qua dovete seguire la procedura, inserire il numero di telefono e così via. E in questo modo ogni volta che vi loggerete a Instagram con username e password vi verrà inviato anche un codicino via SMS che voi dovrete inserire appunto per loggarvi. Così anche se gli hacker dovessero malauguratamente trovare la password, gli servirà anche il codice che vi arriva via SMS, quindi praticamente siete quasi, dico, impenetrabili. Dico quasi perché non so poi a che livello arrivano, cioè non so di cosa sono capaci, non so fino a che punto arrivano, per cui ecco, cioè tecnicamente dovrebbe essere impenetrabile l'account, poi non lo so. La seconda regola invece, anche se è superflua, però secondo me è utile: chi si fa i cazzi suoi campa 100 anni, ovvero non dite mai la password a nessuno, che così almeno, ecco, e soprattutto non mettete sempre la stessa password su tutti gli account. E perché se no, ragazzi, ve ne hackerano uno, ve li sgamano tutti in 3 secondi, per cui ecco. E niente ragazzi, detto questo spero di essere stato utile, mi raccomando non credete ai bitcoin facili come anche i soldi facili, perché anche i bitcoin nessuno li regala. O si minano, però si minano, ci vogliono le ore, i giorni, è un investimento della Madonna. Si comprano, li comprate a vostro rischio e pericolo, fate gli investimenti a vostro rischio e pericolo. E insomma tutto quel mondo qui particolare, ecco, non è una cosa così semplice come la descrivono questi truffatori. Quindi mi raccomando, quando leggete queste cose diffidate completamente, perché sono tutte cagate, nessuno regala niente. E in ogni caso io vi ringrazio tutti per le iscrizioni, insomma tutte le interazioni che sto avendo in questo periodo. Grazie mille a tutti, siamo quasi in 700 iscritti, quindi grazie mille veramente a tutti. Fatemi sapere poi se vi piace questo angolino, questa inquadratura, così poi mi regolo anch'io per i prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!